pace sia con voi. E con il tuo spirito. L'Eucaristia di Donne, di rendimento di grazie al Signore, di preghiera, di invocazione nel 25° della morte del servo di Dio, padre Salvatore Vico. Pronto e non stanco, lo era nel fisico,
data l'età, ma non sicuramente nello spirito e nel sempre fresco e giovanile entusiasmo che lo aveva accompagnato lungo tutta la sua vita. Quell'entusiasmo e quella gioia che sino alla fine non si stancava di raccomandare e infondere nelle sue suore. Siate anime gioiose, vorrei scriverlo anche sui muri. Viva la gioia, frutto dell'amore. Dite a Gesù, io sento, Signore, la gioia di appartenerti. Data di apertura dell'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità del servo di Dio, il nostro ricordo e la nostra preghiera si fanno ancor più carichi di fiduciosa attesa, perché se questo è il volere del Signore, la figura, la testimonianza e l'opera del Padre Salvatore Vico risplenda in tutta la sua forza profetica e ancor più sia faro e guida per farci crescere tutti nella passione per la santificazione dei sacerdoti, per l'amore ai poveri, per l'ardore missionario e perché la vita consacrata sia sempre nella Chiesa e nel mondo fermento dell'amore misericordioso di Dio e di rinnovata generosità apostolica. Affidiamo nella preghiera al servo di Dio e con la grazia che egli possa ottenere dal trono del Padre Celeste su tutti noi e sulle sue figlie in particolare abbondanti grazie. Sia lodato Gesù Cristo. Confermaci nella fede e nella carità. Padre, confermaci nella fede e nella carità. Per il Papa Francesco, per il Vescovo, per i presbiteri e per tutti i ministri del Vangelo, perché immagine di Cristo buon pastore sia amato di educatore e guida illuminata della comunità cristiana, preghiamo. Padre, confermaci nella fede e nella carità. Il Vescovo Sebastiano, perché sostenuto dalla grazia dello Spirito Santo e confortato dalla sollecita collaborazione di tutti i fedeli, abbia la gioia di veder fiorire nella diocesi numerose e sante vocazioni sacerdotali, religiose e laicali, disposte a lavorare attivamente alla costruzione del regno di Dio, preghiamo. Padre, confermaci nella fede e nella carità. Questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voci unanime cantiamo l'inno della tua lode. Gesù Cristo, nostro Signore. Egli,
offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore è la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ci troviamo di fronte alla testimonianza umana, cristiana, sacerdotale di un gigante, una vera e propria quercia umana. Non uso casualmente questa espressione perché è sotto una splendida quercia che ancora vive nella sua possenza ad Aratena, nelle campagne di Delfi, il nostro servo di Dio
ebbe dal Signore il dono della ispirazione della fondazione di una comunità religiosa che potesse essere a servizio del Vangelo e dei sacerdoti, hanno la bella testimonianza di Monsignor Giovanni Pitorro, parroco di San Giuseppe, qui in Tempio, che ci parlerà di Padre Vico, sacerdote del Cuore Grande. Credo che se dico di essere emozionato mi crederete, perché quando il cardinale vicario mi comunicò che sarei diventato prete, io mandai a padre l'invito della mia ordinazione. Poi lo venni a trovare e siccome dovevo preparare il santino per l'ordinazione, gli dissi: padre, ma secondo lei cosa metto sul santino? E stasera, quando abbiamo ascoltato la prima lettura, io ho avuto un tuffo al cuore, perché sono le parole che io ho scritto sul santino della mia ordinazione: Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione. E io ebbi l'ardire di domandare al padre Vico, dice: perché questa frase, padre? Perché questo è il tuo primo ministero, questo sarà il tuo grande servizio. Il cuore ha la certezza che egli già possiede la visione beatifica di Dio e poi l'obbedienza alla Chiesa, ma la Chiesa ci impone il dovere del suffragio. Amore per il Papa, l'obbedienza assoluta alla Chiesa, che per noi preti in particolare è un grande segno della nostra fedeltà alla chiamata. E poi alle sue figlie cita l'articolo 193 delle Costituzioni, che poi saranno rinnovate: alla morte del Sommo Pontefice si faccia celebrare quanto prima una santa messa in ogni casa della congregazione, e tutte le figlie di Gesù crocifisso sono esortate ad offrire una santa Padre,
padre Salvatore Vico, che ci guarda dal cielo. Salutiamo un altro padre che è ancora con noi, grazie a Dio, padre Paolo Azzei, che ci ha appena raggiunti, l'arcivescovo di Sassari, che adesso ci darà la sua bella testimonianza sul padre Vico, fondatore, educatore e padre. È un augurio, eccellenza, eh? È fondatore. Grazie, scusate il ritardo della voce. Vengo dall'altra parte della Sardegna, ho venuto sì per venire niente rischiavo per arrivare qua. Ringrazio anch'io madre Feliciana per l'invito, le ringrazio per il minutaggio e quindi anche per il tema che ci siamo dati quel giorno. Padre fondatore, educatore, padre formatore. Credo che, sono convinto che la mia testimonianza non è densa di immediatezza come quella di padre, di donna, monsignor, di Torno, sì. E quindi in qualche modo mi devo rifare a quella che è una testimonianza indiretta ma ammirata anche tramite il riflesso della vita di padre, dell'insegnamento, del Magistero, tramite le sue suore e il suo istituto. La prima cosa da dire sui tre termini, quella di fondatore, padre, educatore, è l'intrinseco rapporto che c'è tra questi termini, il richiamo dell'uno con l'altro e lo stretto legame. Diciamo subito che ciò che le regge è davvero quella profonda sintonia, armonia con cui padre li ha vissuti nella sua unità di vita interiore e che l'ha rappresentati in meravigliosa sintesi. Che di parole si tratta.
chiamato, Signore, e il tuo grido ha vinto la mia assurdità. Hai brillato e la tua luce ha vinto la mia cecità. Hai diffuso il tuo profumo e io l'ho respirato ed ora anelo a te. Ti ho gustato ed ora ho fame e sete di te. Mi hai toccato. Personalmente ho sentito parlare di padre prima di conoscerlo a casa, perché una mia zia lavorava come sartina a Sentiani e quindi ciò che sentivo dire di padre era questo, che quando padre arrivava ai Sentiani insieme a madre Maddalena si creava un clima particolare. L'espressione di mia zia, una donna semplice da questa, era un santo. Poi un altro ricordo personale tra i tanti, ma quello che voglio semplicemente ricordare è il seguente: una confessione che feci con lui qui sotto in cripta all'inizio del mio cammino seminaristico durante un'adorazione eucaristica. Allora ero forse un po' buono, quindi negli anni i peccati sono diventati più grandi, quindi, però ciò che mi rimase impresso in una confessione semplice di un ragazzino è quello di aver percepito la presenza di un uomo che trasmetteva una grandezza sacerdotale. E poi nella fantasia di un ragazzo è difficile rielaborarlo e dire che cosa, soltanto successivamente uno può dare dei nomi specifici, ma un contatto veramente positivo, un contatto di grazia. E poi c'è un terzo elemento che mai avrei pensato di fare il postulatore della causa di padre, non era nei programmi umani, credo, per quando anche con signor Azzè iniziamo le ricerche storiche all'epoca, ma poi quando mi fu proposto da Monsignor Sanguinetti. Però c'è un fatto particolare: io non potevo partecipare ai funerali di padre perché allora era consentito viaggiare ai seminaristi del regionale e mi trovavo a Milano per un convegno sull'altare. E ricordo che questa cosa mi è sempre rimasta molto impressa, molto profonda, ed era un convegno nel quale si era presentato da Crispino Valenziano l'altare del Duomo di Cefalù. Tante cose belle sentite dopo un consiglio di padre tracciato con tanta sapienza. Io dico una sola cosa, voglio convegliare tutto in una cosa: padre è stato l'uomo della festa. Ogni anno noi il 10 novembre ci raggiungiamo qui. Sapete cosa dice la gente? Andiamo alla festa di padre. Non parla di anniversario, di morte. Parla di una festa. Perché padre sapeva esprimere il suo cristianesimo, il suo amore per Dio, la sua tenerezza per gli uomini, sempre con un cuore aperto alla gioia e alla festa. Quindi questa festa è consacrata dagli affetti che il tempo mantiene e accresce. Lo vediamo anche con la lievitazione del numero di chi partecipa ai nostri raduni. Dalla gioia di condividere una memoria che scalda il cuore, abbiamo sentito padre, uomo di tenerezza. Dal desiderio di continuare nel tempo la sua opera e trarre dalla rinnovata attenzione all'energia segreta che ha ispirato la sua vita, come stanno per noi, per avere la spinta necessaria a vivere con la stessa passione il Vangelo. Hai tanti di autentica gratitudine, e ve lo dico a nome di tutta la congregazione che rappresento, della nostra famiglia, che anche se piccola è sparsa nel mondo, perché siamo in alcuni continenti. Allora ringrazio il Vescovo, i sacerdoti, i diaconi e i seminaristi, il vescovo Monsignor Sanguinetti, innanzitutto, che ha preso
nostra sensibilità e al nostro cuore. Infine, vorrei salutare e ringraziare anche Don Vico e Suor Battistina, che sono qui in mezzo a noi, con il loro tocco discreto di famiglia, ma ci sono e ci ricordano anche l'importanza dei legami di sangue e di carne tra le persone. Sono un po' di padre, quindi non potevo non fare insieme per loro. Concludo rievocando uno slogan che fece una certa impressione la prima volta che da questo altare io dissi: dopo ci vediamo, giù nelle sante comunità, per un momento conviviale, perché dopo la mistica ci vuole la mastica.